Zanoreica 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali, per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta, brevettata Tisanoreica 2. I prodotti Tisanoreica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisanoreica 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisanoreica 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino Turbino, per info 0722 362635. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge il piccolo santuario dell'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Il 27 settembre il Museo della Linea Gotica è grande festa, possiamo dire, professore. Ci racconti un po' quello che avverrà qui, dalla mattina alle 10:30 con il taglio del nastro fino alla sera alle 19:00 ci sarà la visita del museo, una data importante in uno dei musei sul Novecento e sulla Seconda Guerra Mondiale più importanti d'Italia e del mondo, possiamo dire, perché qua arrivano, ricordiamolo, persone da tutto il mondo, tutto l'anno. Giusto. Bene, è una data importante, è una manifestazione molto importante, è una manifestazione storico-religiosa. Storica perché ricordiamo la fine della Seconda Guerra Mondiale, 1945, e anche riferimento alla prima, perché quest'anno sono 100 anni dalla prima, quindi il museo metterà in mostra il 90% materiale, diciamo così, riferito direttamente alla linea gotica e anche materiale documentario, diciamo, di cartaceo riferito alla Prima Guerra Mondiale. Quindi sarà un appuntamento molto importante per la storia, per i ragazzi, per i giovani che non sanno, e noi lavoreremo molto molto sui documenti. La parte religiosa è importante, altrettanto importante, perché ricordiamo un alpino della Seconda Guerra Mondiale, un cappellano militare degli alpini, il Beato Dognocchi, che ha fatto la campagna di Grecia e soprattutto la campagna di Russia ed ha partecipato alla famosa, purtroppo in senso negativo, ritirata, perché è stata una tragedia, centinaia e centinaia di morti congelati sulla neve, e Dognocchi è riuscito a sgusciare fuori dall'accerchiamento dei russi miracolosamente, più morto che vivo. Bene, questo è quello che vogliamo ricordare. Perché Dognocchi? Perché Dognocchi, dopo la guerra, ha fondato la Fondazione Mutilatini di Dognocchi, che ha raccolto centinaia e centinaia di ragazzi. In numero totale sono 3.500 ragazzi e ragazze menomate, ciechi oppure, diciamo, privi di gambe, di braccia. Li ha curati nel fisico e soprattutto nello spirito. Questi ragazzi sono tornati a nuova vita. Dopo questa fase iniziale, i centri di Dognocchi nascono in tutta Italia, soprattutto al nord, e sono delle eccellenze straordinarie che curano malattie, diciamo, molto particolari, tipo persone che escono dal coma. E qui è importante, diciamo così, ricordare questo beato, questo alpino, perché qui il museo nasce su quello che era un campo minato, con mine anticarro e mine antiuomo. Abbiamo documenti che testimoniano che qui c'erano le mine, documenti scritti degli sminatori, del Genio Civile di Pesaro, e quindi vogliamo ricordare tutti questi eventi proprio per i giovani che non conoscono, affinché resti, diciamo, la loro memoria come condanna, diciamo così, totale di ogni forma di violenza e di guerra. Infatti il nostro volantino è stato no alla guerra, e dietro sullo sfondo c'è il manifesto di quegli anni terribili con ragazzi menomati. Devo aggiungere una cosa importante. La cosa importante è che noi abbiamo sempre parlato di Dognocchi, ma all'inizio lo facevamo un po' così, in modo superficiale. Poi abbiamo conosciuto due personaggi molto importanti. Pratelli
Pietro, che era qui della nostra zona, un signore, era all'epoca era un ragazzo che ha perso un braccio su di un detonatore di mina. Porteranno la loro testimonianza queste due persone. Questo Pietro Pratelli e Montanari Nicola, e Montanari Nicola, praticamente sono due personaggi, uno che ha, il Pratelli ha conosciuto direttamente Don Carlo, Montanari Nicola è stato curato, diciamo così, negli anni successivi, sempre nei centri di Don Gnocchi. E niente, diciamo, questi elementi ci fanno dire, diciamo, che sarà sicuramente un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono conoscere meglio la storia e i fatti di questa nostra vallata. E durante, diciamo, la mattinata qua sono invitati personalità della politica, personalità dei centri di recupero, verranno dai centri di Don Gnocchi, verrà il dirigente, diciamo così, degli ospedali di Don Gnocchi da Milano, Don Rivolta, e quindi ci sarà la celebrazione concelebrata, diciamo così, della messa qui accanto al monumento, e verrà inaugurato anche, diciamo, un nuovo monumento, un punto di riferimento, diciamo, dedicato al Beato, diciamo, una cosa molto semplice però significativa. Noi siamo qui sotto questo monumento inaugurato 10 anni fa, sì. Mi sembra, se non ricordo. Questo 10 anni fa, in occasione del 60esimo. Qui abbiamo avuto, diciamo così, le autorità, abbiamo avuto un comandante della Marina dall'Inghilterra e le autorità militari civili, quindi abbiamo fatto tanto. L'anno scorso era, diciamo, l'occasione buona per fare qualcos'altro, ma con l'aria che tira, con i soldi che mancano, e quindi facciamo quest'anno una cosa diversa, però sempre legato a questi eventi. Grande appuntamento, quindi, quello che ci aspetta è dal 27 di, no, il giorno del 27 di settembre dalle 10:30, però qui il museo è sempre aperto. Noi stiamo vedendo già qualche immagine qui di questo, del parco, ma anche del museo. Professore, il museo non è solo Seconda Guerra Mondiale, ma Prima Guerra Mondiale, anche proprio un archivio del Novecento italiano, vero? Perfetto, allora, diciamo così, il nostro è un museo specifico della Seconda Guerra Mondiale, però è anche un centro di informazione storica, perché il nostro fiore all'occhiello, a parte, diciamo così, i materiali bellici, è il nostro archivio, diciamo, è un archivio, diciamo, di documenti originali molto validi, molto rari. C'è audio, video, giornali. Ecco, sì, diciamo così, proprio documenti di prima mano, perché allora una biblioteca contiene libri che partono da una realtà ma sono l'interpretazione della storia, invece i documenti sono la storia stessa, questa è la cosa importante. Quindi noi, i nostri documenti iniziano dai primi anni del Novecento e finiscono nel 72. In questo arco di tempo noi siamo formidabili, e per questo il nostro museo è un museo didattico. Noi facciamo didattica della storia ad alto livello, perché lavoriamo su documenti di prima mano. Niente, poi volevo aggiungere che saranno invitati qua i testimoni che testimonieranno, le personalità della provincia e di fuori, militari, civili, e durante tutta la giornata allieterà, diciamo così, con inni particolari la banda di Mercatale, la banda musicale di Mercatale, che abbiamo già avuto l'onore di avere qua, diciamo, in occasione del 60esimo. Devo aggiungere che questa manifestazione viene fatta dal museo, dalla Fondazione Don Gnocchi, con la collaborazione di questi due personaggi molto importanti, e del comune, della Proloco e della parrocchia. La parrocchia diciamo, è uno degli elementi importanti, perché essendo una parte anche religiosa, diciamo, la chiesa in qualche modo c'entra, perché si parla di un beato. Un beato che speriamo, noi ce l'abbiamo nel cuore come nostra speranza, che presto diventi santo. Ecco, questo è il nostro augurio. Bene, professore, quindi ricordiamo l'appuntamento domenica 27 settembre dalle ore 10:30 fino alla sera si potrà visitare il museo. Il museo è sempre aperto, altrimenti lo vedete sui nostri canali. Ecco, giusto. Bene, sì, diciamo, tutta la giornata sarà dedicata, a parte lo spazio nel momento in cui ci sarà un pranzo, diciamo così, per le autorità presenti, per il resto, diciamo, il parco e il museo sono aperti, chi lo vuole visitare
tranquillamente. Vediamo in via Fosso Caguerra a Casinina di Auditore. Via Fosso Caguerra a Casinina di Auditore. E niente, diciamo, noi siamo... Il numero di telefono vogliamo lasciare. 0722 362 170. Questo è il numero di telefono. Noi siamo qua sperando che sia anche una buona giornata, perché comunque sia, con qualsiasi tempo, la manifestazione verrà effettuata. E non ci sarà la possibilità, anche perché questi testimoni che verranno, fra 10 anni forse non potranno venire più. E quindi resterà solo il loro... È il, ecco, volevo dire una cosa importante, che il museo è, diciamo così, è il luogo della memoria, e noi siamo i custodi e i guardiani di questa memoria storica, che non deve morire. E che, diciamo, il titolo dice no alla guerra, sembra una cosa lontana, invece no. Come giustamente sta dicendo il Papa, noi siamo oggi nella terza guerra mondiale, anche non dichiarata. Forse non ci rendiamo conto perché distratti da mille cose, però vediamo milioni di persone che si spostano, gente che muore, diciamo così, per fuggire da questi orrori, e quindi, diciamo, un riferimento a queste, agli effetti di una guerra, pensiamo che sia veramente il caso di farlo e di meditare su questi eventi.